Da interviste col Maligne di padre Domenico Mondrone, quarto incontro nel paese dei senza Dio. Il quarto incontro non avvenne propriamente come i precedenti e come quelli che seguirono. Questa volta si svolse quasi tutto in un lungo sogno, tra un alternarsi di incubi e di consolazioni che mi strapparono esclamazioni di stupore. Tutto avvenne in modo che mi sembrava di essere completamente sveglio. I sogni, dicono, di solito sono brevi, ma quello mi sembrò lunghissimo, se devo giudicarlo, dalle cose che vidi e che sentii. Mi parve di essermi svegliato di soprassalto al frastuono di migliaia di clacson, tamburi battenti a ritmo di marcia che scandivano un imponentissimo canto marziale. Affacciatomi mi trovai dinanzi ad una grandissima piazza che non avevo mai visto, strapiena di folle, specialmente di giovani che con bandiere rosse in testa continuavano ad affluire da tutte le parti, come fiumi in piena che venissero a sfociare in quel mare di gente. Un colpo fortissimo di cannone fu il segnale che intimò ed ottenne un silenzio immediato. Tutta quella folla era rivolta verso un palco altissimo che sorgeva lontano sul fondo della piazza. Appena comparve un uomo, battimani e grida frenetiche lo salutarono a lungo. Tornato a un suo cenno il silenzio, egli cominciò a parlare in una lingua di cui non riuscivo a capire nulla. Mentre assistevo a quella spettacolare adunata, avvenne un fenomeno strano. Man mano che l'oratore parlava e gli altoparlanti ne diffondevano la voce in tutte le direzioni, la superficie della piazza si dilatava, si allargava, fino a non poterne vedere più i confini. Soltanto riuscivo ad afferrare un confuso fluttuare di folla verso lontananze sempre più sfumate. Fu qui che, nello stupore di quella strana visione, intervenne alta e millantatrice la voce del Maligno. Guarda, guarda che spettacolo meraviglioso. È tutta gioventù passata dalla mia parte, sono giovani miei. Molti li ho corrotti con la lussuria, con la droga, con lo spirito di ribellione. Ma la maggior parte di questi l'ho conquistata col laccio del materialismo ateo. Quasi tutti sono cresciuti senza i vostri sciacqui battesimali. Questi giovani sono passati attraverso scuole programmate per insegnare un ateismo radicale. Lì hanno imparato che non è stato quello di lassù a creare l'uomo, ma è stato l'uomo a creare stupidamente lui. Ora sono pronti e agguerriti per una lotta attiva contro di lui. Stenta a scomparire, ma scomparirà, è fatale. Questi miei giovani hanno imparato a disfarsi di tutte le cosiddette verità eterne. Per essi esiste solo il mondo materiale e sensibile. È stato un gigantesco lavaggio del cervello e di questo continueremo a servirci contro tutti coloro che osassero tenersi ancora aggrappati alle vecchie credenze. Egli deve scomparire in modo assoluto dalla faccia della terra. Presto verrà il giorno che neppure il suo nome sarà più ricordato. Le poche zone di resistenza che non riusciremo a eliminare con la nostra filosofia, le annienteremo col terrore. Ci sono per gli ostinati decine e decine di lager dove li manderemo a marcire. Così per tutti i paesi della terra, uno dopo l'altro, tutti devono cadere ai miei piedi, abbracciare il mio culto, riconoscere che l'unico signore del mondo sono io. A questo punto, mentre il Maligno si esaltava nel parlare con tanta sicurezza, la piazza improvvisamente scomparve. Di tutta quella folla sterminata, nemmeno una più piccola traccia. E il discorso dell'oratore cessò come per una inaspettata interruzione di corrente. Subito mi trovai in un profondo sotterraneo
illuminato da una luce scarsa che mi fece ricordare i cunicoli delle catacombe romane, dominate da un'aria di serenità e di pace. Visto laggiù, lontano, un punto luminoso, mi avviai con animo e passo sicuro in quella direzione. Inoltrandomi, sentii venirmi incontro l'eco di una preghiera corale. Mi fermai, sperando di percepirne il significato, e mi accorsi che, sebbene si trattasse di una lingua a me ignota, quella buona gente cantava il Padre Nostro. Una forza interiore mi incoraggiò ad andare avanti. Uno del gruppo, accortosi della mia presenza, mi venne incontro. Aprì sorridendo le braccia e in buon italiano mi domandò se forse un nostro fratello. Sì, sono un vostro fratello, e ci abbracciammo calorosamente. In nome di Dio, gli dissi, dimmi dove mi trovo e voi chi siete? Ti trovi in un sotterraneo di un paese dei senza Dio. Due volte alla settimana di notte ci riuniamo qui per le nostre preghiere comuni, per partecipare alla liturgia e ringraziare Dio meglio che possiamo. Sorrise vedendo il mio stupore e continuò. Vedi, qui siamo appena un centinaio, ma altrove si raccolgono un numero anche maggiore a pregare per noi, per la patria e per il mondo tutto. Come ai tempi delle catacombe? Esatto. Come al tempo delle catacombe, questa è la nostra catacomba. Non è dunque vero che Dio è stato eliminato in questo paese? Dio non si può eliminare, fratello mio, cacciato dalla porta, entra dalla finestra e per tutte le vie misteriose che egli soltanto sa aprirsi. Il mio interlocutore si accorse che ero commosso e tacque. Vedo che ci sono anche dei giovani. Qui circa la metà sono giovani, in altri rifugi ce ne sono di più. Giovani che non vengono soltanto a pregare ma a lavorare. Pensa, caro fratello, dopo una giornata di fatica spesso abbondante, questi figlioli sacrificano attorno intere ore per venire qui a prestare la loro opera. E che cosa fanno? Vieni, te lo mostrerò. Dopo una piccola svolta a destra, scesi alcuni gradini e ci trovammo in un antro con alcune uscite di sicurezza. In quell'antro era stata installata una rudimentale officina tipografica, qualche macchina per scrivere, una stampante, una legatoria e altre attrezzature. Cosa stampano? Anzitutto parti della Bibbia, Vangeli, Atti degli Apostoli, piccoli messaggi per il popolo, libri di preghiera e poi romanzi e poesie di scrittori non allineati e condannati o espulsi dalla patria. Nel nostro paese molte persone hanno già letto così le opere di Pasternak, di Siniavski, di Soljecin e di altri scrittori controcorrente. L'esempio di questi uomini è enorme sulla nostra gioventù. Appena questa si è accorta di essere stata per anni e anni turlupinata, imbottita di menzogne nei discorsi di piazza, con i libri, nelle scuole, è stata presa da una fame insaziabile per la verità. Vogliono sapere la verità su tutto. Mi accorsi che il mio accompagnatore, mentre parlava, continuava a scrutarmi. Accertatosi che con me poteva parlare liberamente, continuò a vuotare il sacco, mi tirò un po' in disparte e, fattosi più vicino, mi prese le mani nelle sue e continuò. Vedi, io sono un prete ortodosso, ma da anni sono dissenziente con i miei superiori, completamente politicizzati dal regime e passati al servizio del partito. Sono costretto perciò a vivere alla macchia. Questi giovani lo sanno, la voce è passata da qui ad altri rifugi e così mi tocca trasferirmi da un rifugio all'altro per il servizio religioso. Che cari ragazzi, mi hanno accordato tutta la loro fiducia. Mi trattano come un padre, mi aprono la loro anima, e vedessi che anime. E questo, dissi io, nel paese dei senza Dio. Oh no, non dire così, qui Dio c'è e lavora con la sua grazia e ottiene. Credimi, in questi 50 anni di prova infernale, il popolo russo ha dato a Dio eserciti di santi e di martiri come mai nella storia passata.
Tutto ciò che questo popolo ha sofferto e sta soffrendo non è perduto. Io penso che sia il lungo inverno che prepara nel nostro paese una primavera mai vista, una rinascita religiosa che farà invidia a tanti paesi liberi. Vedi, io sono accusato di cattolicizzare troppo. Questi giovani lo sanno ed è per questo che mi accordano la loro fiducia. Pensa, ci sono tra questi ragazzi alcuni che sanno a memoria il Vangelo, secondo Giovanni, qualche lettera degli Apostoli e tanti altri testi importanti. E stampano e diffondono tutto questo, la Russia ne è piena. Dio mio, quanto è consolante tutto questo. Anche tu sei sacerdote? Sì. Mi abbracciò con forza e baciandomi mi disse: e vieni dall'Italia, da Roma? Qui dicono che l'Italia è tutta comunista, ma è mai possibile? Tutta no, ma in gran parte sì. Ma com'è possibile? Ma lo sanno che cosa significa vivere sotto il comunismo? Qui in Russia non c'è più nessuno che ci crede. Qui ai nostri giovani è bastato fare il confronto tra la propaganda ufficiale e la realtà della vita nel nostro paese per perdere la fede nel partito. Quello che in Italia non riusciamo a fare, specialmente fra i giovani. Mi tirò ancora alquanto in disparte e continuò: vedi, qui il materialismo ci ha cacciati in un vicolo cieco. L'anima russa non sa fare a meno di una spiegazione sull'uomo e sul mondo, e poiché il materialismo in questo è fallito, ci si rivolge con una sede istintiva ai valori spirituali, alla Chiesa, a Dio. L'ideologia marxista ci porta alla morte e al nulla, e il nostro popolo ha radicato nell'anima la fede nell'aldilà. Tu non puoi credere a quelle, a quale acrobazie di prudenza ricorre questa povera gente per far dire un De Profundis sulla tomba di un loro caro sepolto da poco. A quante strategie ricorre per avere a Pasqua un pezzo di pane benedetto da distribuire in tavola dopo il saluto familiare: Cristo è veramente risorto. Tutto questo, fratello mio, lo sappiamo e ci commuove profondamente. Ma allora perché gli italiani vogliono andare sotto il comunismo? Perché moltissimi non credono più, credono più al diavolo che a Dio. Ecco la verità. Invece qui i nostri giovani hanno imparato che solo il cristianesimo dà la massima importanza ai diritti della persona umana. Il socialismo parla solo di collettivismo, di massa. L'individuo non esiste. Di questo passo c'è da sperare che il più grande stato comunista del mondo, per la logica delle cose, possa evolversi nella più grande forza anticomunista. Lo pensiamo tutti, fratello, anche se siamo in pochissimi a dircelo, perché è orribile il terrore che si ha dei processi del lavaggio del cervello, dei lager disseminati su tutto il territorio russo. Qui l'ideologia marxista si regge unicamente sulla violenza, ma il giorno che questa ideologia cadrà, Dio solo sa quando, la Russia si presenterà con un volto completamente nuovo, religiosamente provata e purificata, grazie all'esperienza di un martirio che nessun popolo ha subito. Noi confidiamo molto nelle promesse della Madonna di Fatima. Oh, la Santa Madre di Dio, sapessi come la venere il nostro popolo. È lei che ha conservato, sia pure in certi momenti molto ridotta, la nostra fede. Le sue icone sono scomparse da quasi tutte le case, ma tantissimi le conservano nascoste e soprattutto le invocano. Credi che non a lunga scadenza l'opposizione dei giovani, degli intellettuali, della classe che riflette possa aumentare? Per me è cosa certissima, e questo avverrà man mano che progredirà la gioiosa scoperta della fede cristiana e la persuasione in molti già radicata che il cristianesimo è la sola forza capace di cambiare il mondo. Se tra voi si raccogliessero le voci dei nostri convertiti dal materialismo, pensereste che qui sta avvenendo il miracolo di una nuova Pentecoste. Posso dirti che molte voci arrivano nel nostro paese, tra queste vi sono anche antologie che le raccolgono, ma purtroppo non tutti le conoscono e le leggono. Noi conserviamo lettere che giungono dai lager, sono di uomini, di donne, di giovani condannati, che ci incoraggiano a conservare intatta la nostra fede in Dio. È impossibile leggerle senza fremere e senza piangere di commozione.
L'invito di un fratello annunciò la recita comune del Padre Nostro. Bene, ho voluto leggere tutto questo brano, perché così si capisce anche l'antefatto, quindi quelle espressioni diaboliche che si riferiscono, diciamo così, a dei piani che al momento appaiono abbastanza compiuti. Sappiamo, come ha detto il sacerdote parlando con il suo, diciamo, confratello russo, che noi crediamo tutti nelle promesse di Fatima, soprattutto crediamo nella promessa del trionfo del cuore immacolato di Maria, quindi della vittoria finale dell'Altissimo dopo tanta tribolazione a tutti i livelli. Però di fatto alcune cose sono innegabili. Sappiamo che la Madonna di Fatima era tanto preoccupata per la Russia, abbiamo sentito qui uno spaccato di quello che questi poveracci hanno vissuto. Perché adesso, questo è un testo, come sappiamo, datato, degli anni 70, però sappiamo bene che fino all'89 la Russia è stata un problema grosso, quindi c'era il comunismo in senso stretto, assolutamente bandito il nome di Dio e di Gesù Cristo da dovunque. E la Madonna Fatima disse che bisognava urgentemente consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria, attenzione, non perché avrebbe diffuso il comunismo in tutto il mondo, no, ma perché avrebbe diffuso i suoi errori. E qual è il problema del comunismo? Adesso non serve aver studiato filosofia, il comunismo fondamentalmente ha due cose inaccettabili: il materialismo dialettico e storico e l'ateismo, cioè Dio non esiste, questo è il principio, esiste solo la materia e la felicità consiste nel goderti i beni materiali, basta, perché c'è solo questa vita. Cioè, il comunismo questo è. Non è tanto il partito politico, lotta di classe, il proletariato, le cose sono tante stupidaggini, perché tanto poi vanno a potere, l'uguaglianza sociale, giustizia sociale. Queste sono le idee, come dire, per certi aspetti accettabili, buone, no? Quindi, tipo la giustizia sociale, che sono gli strumenti con cui sono state sedotte le masse, ma il problema è questo. E il comunismo sta qui, adesso. Non perché stanno i comunisti al potere, ma guardate, ma guardiamoci in giro. Quando la gente non è atea militante, a parte che ci stanno, oggi sono ancora più agguerriti sotto certo punto, ma sono atei da un punto di vista pratico, perché Dio non ci crede più nessuno. E tocca semplicemente andarsela a cercare chi è che pensa che la felicità non consista in quelli che San Tommaso chiamava gli elementi costitutivi della felicità terrena, cioè i piaceri sensibili, le ricchezze, il successo, potere, gli onori, la buona fama, basta, fine. Ma per che cosa campa la gente oggi? Purtroppo questo è, e questo al momento è un piano che appare realizzato. Certamente in Russia c'erano le catacombe, fuori dalla Russia al momento ci servono le catacombe, però ci servono le minoranze di credenti doc, peraltro ostacolati anche da certi ambienti ecclesiali che sono stati pure loro, come dire, massonicizzati o modernizzati in maniera, come dire, spaventosa, e quindi ci stanno quei piccoli numeri di cattolici doc che ci credono e che vivono in stato, insomma, di discreta tribolazione e sofferenza, perché il principio fondamentale è che, vedete, che Dio non si può distruggere, l'idea di Dio non si può distruggere, tantomeno la Chiesa si può distruggere, quindi si può mettere a dura prova e comprimere, ma non annientare del tutto. Quindi ci saranno sempre persone che fanno vivere la fede in Dio e persone che fanno sopravvivere con la vita, con la parola, con i fatti. La Chiesa è ciò in cui la Chiesa crede, però indubbiamente stiamo in tempi ancora di
tribolazione e di dominio. L'altro giorno qualcuno mi ha detto, anzi mi hanno fatto vedere, credo negli Stati Uniti, proprio in questi giorni, mi è stata proprio fatta pubblicità anche sul web, c'è una messa nera pubblica all'aperto. E qui continuano in giro le boiate su Halloween, che non sono semplicemente boiate, perché se fossero solo boiate, vabbè, la gente non si rende conto. Oggi ho postato anche nella chat della parrocchia, ho visto le reazioni, le non reazioni, anche un articolo di Padre Bamonte. Non capiscono, non ci credono sicuramente, al fatto che la partecipazione stessa a qualunque cosa che si faccia in occasione di Halloween con questo fine, i satanisti la sfruttano per, come dire, proprio dicono così, per carpire le energie che si scatenano in questo momento e volgerle verso il culto e verso gli atti demoniaci. Chiaramente non ci crede nessuno, quindi. E quindi continueranno a fare quelle che sembrano essere carnevalate, ma queste cose, insieme a tantissime altre cose, sono tutte quanti veramente serbatoi di energia dati al demonio, che se via in continuazione, perché lui ci succhia la vita e prende la vita dai peccati dell'uomo, e adesso siamo veramente così. La cosa che dobbiamo sempre pensare, che ci dà la forza di guardare con fiducia avanti, è che il nome di Dio non può essere cancellato, la Chiesa di Dio non può essere vinta, e che tutto questo finirà in gloria, sicuro, non soltanto perché dopo la morte si è in paradiso, ma perché anche qui è promesso, è promessa di Dio non mente, il trionfo finale. È un po' come quello che è accaduto con la passione di Gesù, quindi dopo la passione della morte c'è il trionfo della risurrezione, che tutti attendiamo con fede e perseverando per ora in ciò che crediamo, anche per noi ovviamente è importante basilare.